Subaru Impreza mostra i muscoli e una cattiveria stradale da pista assolutamente di prim'ordine. Lo fa lanciando la prossima settimana la VRX STI, la versione più sportiva della gamma e la STI più veloce di sempre, dopo il record stabilito sul vecchio circuito del Nürburgring, i cui 22 km sono stati bruciati in 7 minuti e 55 secondi, 5 secondi più veloce della precedente generazione della STI. La VRX STI 3 volumi si affianca alla Impreza VRX STI Hatchback lanciata nel 2007 e rappresenterà il laboratorio tecnologico della casa delle Pleiadi. Dopo 3 anni di Subaru Impreza STI, adesso arriviamo alla VRX STI, che è un nuovo modello di fatto. Di fatto sì, è un nuovo modello, le due macchine si dividono, prendono strade completamente diverse. VRX STI prenderà la strada di diventare l'ombrello tecnologico per il nostro brand, sarà la punta di diamante di Subaru. Attraverso questa vettura noi vogliamo dimostrare al mercato quanto i nostri tecnici sono capaci di fare sia nella parte motoristica che nella parte di trazione e anche nel design. I tecnici Subaru hanno perfettamente soddisfatto gli input della società, che chiedevano per la nuova VRX STI un design ancor più sportivo, concretizzatosi in un'inedita mascherina nera, in parafanghi allargati e nella linea di cintura alta. Una sportiva puro sangue, ulteriormente esaltata esteticamente dalle prese d'aria sul cofano e sul paraurti anteriore e soprattutto dal generoso spoiler posteriore che troneggia su un bagagliaio muscoloso. E proprio lo spoiler posteriore sarà l'elemento che più attrarrà gli appassionati, dopo che la più sobria 2 volumi li aveva lasciati orfani. Se il look esterno è stato incattivito, gli interni sono in linea con la nuova filosofia Subaru, che vuole abbinare emozioni e massime performance all'appagamento e al comfort da berlina di categoria superiore. I dettagli all'interno dell'abitacolo sono certamente premium, ma molto ricercati nelle finiture rosse. Spicca la colorazione nera con i sedili in pelle alcantara e il volante è multifunzionale. Per diventare la STI più veloce di sempre, la VRX ha beneficiato di interventi importanti e di fondamentali evoluzioni tecnologiche che le consentono una stabilità e una tenuta di strada mai ottenute prima. Le sospensioni anteriori sono state riprogettate con il braccio inferiore in alluminio, mentre quelle posteriori multilink sono state affinate. Per non parlare del baricentro abbassato di 5 mm, delle ampie carenature sottoscocca per migliorarne l'aerodinamica, della trazione integrale simmetrica e di 3 differenziali autobloccanti, anteriore elicoidale, centrale meccanico gestito elettricamente e posteriore torsen. Al volante della VRX STI ritroviamo tutta una serie di comandi per la gestione elettronica del differenziale e della trazione che ci permettono di verificare quanto efficienti siano i 3 differenziali autobloccanti di questa vettura, oltre naturalmente a poter scegliere tra 3 mappature per la centralina motore che permettono una guida dalla più esasperata e sportiva in S cancelletto a quella più economa e parsimoniosa dell'Intelligent Drive. Le regolazioni dei differenziali sono sostanzialmente 2. Premendo un pulsante dietro la leva del cambio si può passare dalla modalità automatica a quella manuale. In automatica ci sono ulteriori 2 opzioni, auto meno e auto più, dove la prima privilegia un assetto un po' più sovrasterzante, mentre auto più tende invece a dare un po' più di sottosterzo. In modalità manuale poi ci sono 6 livelli di bloccaggio del differenziale centrale per una ripartizione della coppia veramente a menù quasi. Il motore che spinge la VRX STI è il boxer sovralimentato Euro 5 di 2,5 litri da 300 cavalli. La coppia massima è di 407 Nm, ma rimane ben al di sopra dei 350 da 2800 a 6000 giri. Il propulsore è abbinato a un cambio manuale a 6 marce con sincronizzatori in carbonio.